Sì, ho avuto la risposta che cercavo. Abbiamo giocato un po' a fasi alterne, un primo tempo dove eravamo un po' contratti, poi il secondo tempo la squadra ci ha messo carattere, voglia, cuore e in una situazione d'emergenza riuscire a portare un risultato positivo è veramente una grande impresa. No, per noi al di là della pausa forzata avevamo troppi giocatori fuori condizioni che si sono allenati solo da giovedì con noi nel gruppo, dopo 15 giorni di assenza. Quindi avevamo delle difficoltà, ma lo sapevamo, però devo dire che, come avevo detto già alla vigilia, mi aspettavo una gara di carattere, di cuore, e la squadra ce l'ha messa ancora una volta. Pelliccia è uno di quelli che ha avuto il Covid, è tornato giovedì ad allenarsi, quindi la condizione non era delle migliori, quindi dovevamo dare più freschezza. Vitale perché in quel momento serviva un giocatore più con le caratteristiche di Mansur e quindi ho fatto questo tipo di cambio. Ma diciamo come mentalità la squadra ha provato anche a vincere la partita, però non penso mediocrità della Paganese perché è una squadra comunque ben allenata che ha pure dei giocatori importanti, rosa, quindi non penso la Paganese sia stata mediocre, anzi io la ritengo una buona squadra. Noi ci abbiamo messo del nostro, abbiamo provato pure nel finale a vincerla, non ci siamo riusciti, però per noi, come ho detto prima, è un punto importantissimo.